Bella a tutti ragazzi, vi parla Foxhound. Oggi sono qui su GT Online dove avrete un nuovo glitch su come fare, su come diventare immortale e quindi avere la God Mod in GTA 5 Online nella patch 1.16. Allora ragazzi, cominciamo subito, ma prima di iniziare vorrei dire subito di fare questo glitch, ovvero quello dell'immortalità appunto, in una sessione privata e quindi non in sessione pubblica, perché ragazzi, la gente oltre a magari a segnalarvi perché comunque si stufa a vedervi che siete immortali e vi potrebbe addirittura anche segnalare perché pensate che siete modder o altro, e quindi vi consiglio di farlo in sessione privata. E ricordatevi di non entrare nell'Ammunition oppure di non entrare allo Santos Custom a tutti questi accettare duelli eccetera, perché altrimenti ragazzi perderete la God Mod. Adesso possiamo anche iniziare. Allora, prima di tutto ragazzi dovete recarvi allo strip club che si trova in questo punto della mappa, come state vedendo adesso nel video, e appunto dovete recarvi nello strip club. Una volta che siete arrivati allo strip club dovete semplicemente entrare dentro allo strip club. Però prima di entrare ragazzi ricordatevi, o meglio vedete, se avete un'attività disponibile pronta dei personaggi della storia, ovvero Lester, Gerald, Martin, così. Se non le avete, o meglio queste attività non le avete nel telefono, avete solo attività di altri giocatori, dovete andare appunto sui contatti come Lester, Gerard e altro, e dovete mettere richiede attività e poi dovete aspettare che vi arriva l'attività. Una volta che avete l'attività pronta, dovete semplicemente andare dentro lo strip club e chiedere uno spettacolo a una delle ballerine. Una volta fatto ciò, in basso a destra, sì, in basso ci dovrebbe essere scritto la scritta di seguire la ballerina nella stanza privata. E allora, se ci sia scritto quella scritta, ragazzi, il glitch sta funzionando. Adesso, ragazzi, dovete alzare il telefono, andare su lista di attività e poi, una volta che siete andati sulla lista di attività, dovete vedere se avete quell'attività che vi siete fatti richiedere pronta. Cliccateci una volta e sulla descrizione dell'attività dovete rimanere fermi. Seguite la ballerina fino ad arrivare all'angolo, ovvero questo angolo qui prima di entrare appunto nella stanza privata, e prima ragazzi di girare a destra per appunto entrare dentro la stanza dovete premere A o X se siete su PlayStation 3 per confermare l'attività. Se in basso a destra c'è scritto Downloading e il vostro personaggio sta facendo l'animazione che si sta sedendo e quindi sta facendo l'animazione che si sta sedendo per assistere allo spettacolo, il glitch sta funzionando. Una volta che siete dentro l'attività dovete premere cerchio e o B e uscire dall'attività. Una volta usciti dall'attività, se vi ritroverete senza testa, misteriosamente senza testa, tranquilli che il glitch sta funzionando. Muovetevi un po', e quindi andate avanti a destra, insomma, muovetevi un po', e poi in alto a sinistra ci dovrebbe essere scritto tutte le opzioni che avete quando state assistendo al ballo. E quindi se avete quelle opzioni il glitch sta funzionando. Aspettate 5 secondi e poi cliccate Y o triangolo. Una volta che avete cliccato Y triangolo noterete che il vostro personaggio fluttuerà in aria, ma tranquilli che il glitch sta funzionando, basterà aspettare 2-3 secondi e noterete che sarete spawnati dentro lo strip club. Vi basterà poi ripremere nuovamente Y triangolo per abbandonare. E provate a fare appunto a vedere se siete immortali, quindi fate alcune prove, sparatevi col lanciarazzi così. Se siete immortali il glitch avrà funzionato. Niente ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto, lasciate un like se questo video è stato utile, un commento se avete qualche dubbio oppure riuscite a fare questo semplice glitch e cercherò di rispondervi appena posso e soprattutto iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati. Inoltre passate alla pagina Facebook, trovate il link in descrizione ed entrate nelle due crew che sono aperte a tutti. E noi ci sentiamo a un prossimo video, un saluto da Foxhound, bella!